Ecco, qui ci sono i topi tutti i giorni. Sì, qua si deve fare una disinfezione, una propria rasa a scuola tutta questa faccenda. Qui ci sono i topi che si servono nel mercatino. Si servono, c'è frutta qua, possono scegliere quello che vogliono. Ma questa è una città abbandonata secondo lei? Non è che è abbandonata, è sperduta. Perché si poteva fare di più, perché la Calabria ha tutte le cose per essere bella. Ha il mare, ha tutte le montagne, uno può fare quello che vuole. Però è abbandonata, abbandonata perché noi siamo del sud, non parliamo col né. Infatti, qua siamo a Reggio Calabria, è una città che non ha futuro, non ha sviluppo, non ha niente. Niente, la Sicilia è migliore di Reggio Calabria per 100.000 volte. Reggio Calabria è abbandonata dai nostri politici, ognuno va e fa, si mette in evidenza per fare proprio caso, sono qua, votatemi. Ma è da pochi giorni che c'è il nuovo sindaco, Giuseppe, Giuseppe è un bravo, e purtroppo che deve fare il sindaco? Che deve fare? È la popolazione che deve tenere pulita la città. Se è sporca, chi la sporca? Il sindaco. Non penso che la sporca il sindaco. E quei topi perché ci sono lì? I topi? Questi qua devono anche vivere. Devono vivere questi qua. E devono vivere con noi. Che devono vivere. Ormai ce l'abbiamo una vita qua a Piazza del Popolo. Vivono con voi i topi? No, qua con loro vivono. Qua. E la situazione questa è. Purtroppo sono stato in Sicilia diversi anni e io vedo che la Sicilia nei confronti della Calabria non c'è niente a che fare.